abbastanza forte, adesso sì, non ho bisogno di urlare, grazie, buon pomeriggio a tutti, permettete di ringraziare gli organizzatori, Enrico Sassuno che non ho avuto ancora modo di salutare, che ha avuto molto fortemente voluto questo incontro di oggi pomeriggio. Andiamo nello spazio che è un impegno veramente a lungo termine, come ci hanno detto, lo facciamo con un panel molto nutrito, quindi chiederò poi ai nostri ospiti di essere molto veloci, ma loro sono abituati ai tempi contingentati dei lanci spaziali, quindi non avremo problemi. New Space Economy, qui l'abbiamo chiamata la nuova frontiera della Space Economy, ma più propriamente oggi si parla di New Space Economy, che cos'è? È la versione 2.0, potremmo dire, dell'economia spaziale. Di Space Economy parliamo ormai da molti anni, in realtà dall'inizio dell'era spaziale, è l'economia dei satelliti con cui noi oggi facciamo buona parte delle nostre attività, ci sentiamo in rete, guardiamo le partite, usiamo il GPS e così via, ma adesso stiamo entrando in una nuova fase. Io mi ricordo che 10 anni fa, era il 2011 appunto, stavo discutendo un master in Space Policy e proprio quella settimana uscì il numero dell'Economist, la copertina diceva The End of Space Age, la fine dell'era spaziale, quindi era proprio un tempismo perfetto. Era il mese in cui l'ultimo Space Shuttle era ritornato sulla Terra. Sembrava la fine di un'epoca, ma era appunto l'inizio di una nuova. Oggi stiamo entrando in una nuova epoca spaziale, vedremo con i nostri ospiti che caratteristiche avrà questa epoca che ci segue, che andrà avanti nei prossimi decenni, con caratteristiche completamente nuove, con attori completamente nuovi. Giusto per darvi due numeri, parliamo di un fatturato di Space Economy nel 2020, l'anno della grande crisi, record di 420 e rotti miliardi di euro, parliamo soltanto in ambito startup di più di 4,8 miliardi di investimenti, e qui abbiamo con noi anche un esperto di venture capital. Parliamo di un fatturato importante anche nel nostro paese e quindi parliamo soprattutto sul lungo termine di numeri impressionanti. Le più moderate delle stime parlano di circa 1 trilione di euro di fatturato da qui al 2030, stiamo parlando appunto di stime moderate. Allora, io invito i nostri ospiti, permettetemi innanzitutto di presentare chi è in collegamento con noi, Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio, che è il gigante storicamente della space economy italiana, con la sua leadership nel settore dei servizi satellitari, che è in collegamento, ci dovrebbe sentire. E qui invece sul palco, come li vediamo nell'ordine, inizierei con Raffaele Mauro, che è general partner di Primo Space Fund, che è questa realtà, la prima realtà italiana, è una delle più importanti al mondo di venture capital orientata al settore spazio e tech, e ci racconterà che cosa significa investire nello spazio. Mariangela Deiana, che è Institutional Business Development Manager di The Orbit, una delle realtà italiane più interessanti degli ultimi anni, molto giovane come realtà, ma che sta facendo passi da gigante negli ultimi anni, e ha assunto un ruolo di leadership nel settore del dispiegamento dei satelliti, ma non solo di questo ci racconterà. Gennaro Russo, Rino per gli amici, che è il direttore, qui giochiamo in casa perché è il direttore del Center for Near Space, che è il centro dell'istituto che presiedo, l'Italian Institute for the Future, dedicato allo spazio, ma con decenni di esperienza come dirigente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Veronica Moronese, anche lei nel Center for Near Space come Chief Scientist, è esperta di diritto aerospaziale, collabora con tante realtà, dalla Space Generation Advisory Committee all'Ufficio delle Nazioni Unite sullo Spazio, e poi è anche responsabile dell'attività legale di Think Orbital, un'altra startup nel settore spaziale. Bene, ecco, abbiamo anche il dottor Pasquali online, ci sente? Forse no, in ogni caso ci sentirà. Allora, io comincerei con il presente, vorrei fare con voi una rassegna appunto di questa frontiera, prima la space economy attuale e come sta cambiando sotto gli aspetti che ho citato prima, ma voi ne saprete meglio di me. E poi cercheremo, certo, di fare un esempio. Vabbè, ma questo però non è un
Cercheremo di andare un po' più avanti, poiché diciamo, l'istituto che dirigo si occupa di scenari di lungo termine, con voi cercheremo di pensare anche alle frontiere dei prossimi diciamo, 10-20 anni, ma anche qualcosina in più, quando cioè si sarà sviluppata veramente l'economia dell'area dello spazio cislunare, questo spazio diciamo, che va dall'orbita alla Luna e magari anche oltre agli asteroidi, a Marte e alle frontiere dello spazio. Allora, inizierei con Raffaele Mauro. Tu, diciamo, ti occupi con Primo Space Fund di investimenti nel settore spaziale, quindi avrai, diciamo, anche un po' il polso di cosa significa fare finanza nello spazio, che è un concetto magari paradossalmente molto nuovo, che però è di frontiera al nostro paese, e anche nel nostro paese ci sono delle realtà importanti su cui investire. Sì, innanzitutto grazie per l'invito a questa bella iniziativa. Quindi parliamo di astrofinanza. Il venture capital storicamente non è stato molto vicino come ramo della finanza per quanto riguarda lo spazio. Percepiva questo settore come troppo rischioso, con rendimenti troppo di lungo termine e in generale ha spesso fuori da quella che era la dinamica tipica del settore privato. Bene, questa visione storica è radicalmente mutata negli ultimi 10 anni e in particolare negli ultimi 5 anni. Sentivo prima anche nell'intervento precedente menzionare questo tema. Il volume di investimenti in venture capital nello spazio è raddoppiato per 3 anni consecutivi negli ultimi anni. Partiamo dal 2018, erano solo 2 miliardi di euro, poi 4 miliardi di euro nel 2019, poi 8 miliardi di euro nel 2020, c'è cioè un trend in forte, forte, profonda crescita. La cosa interessante è che l'Europa è riuscita anche a inserire, a costruire alcuni attori in questo ambito, cioè attori specializzati, organizzazioni che investono solo sullo spazio. L'Italia è stata tra i primi paesi al mondo a fare questa cosa con Primo Space, ma sono nate anche altre strutture in Francia, Lussemburgo e in Regno Unito. Perché noi guardiamo questo settore? Perché sta crescendo in modo drammatico per 4 ragioni fondamentali. La prima è questa transizione per cui aumenta sempre di più il peso del settore privato, perciò si parla di New Space Economy. Il secondo motivo è la miniaturizzazione dell'hardware spaziale e la riduzione dei costi. Questo consente di rendere sempre più accessibile lo spazio e di costruire applicazioni e servizi tramite questo tipo di infrastruttura. La terza ragione riguarda l'incremento delle applicazioni a terra. Oggi la space economy riguarda anche l'agricoltura, la logistica, i trasporti, le assicurazioni, il monitoraggio delle infrastrutture, la protezione dell'ambiente e tanti altri settori che hanno un impatto molto rilevante per la nostra vita. Uno di questi è internet. Di fatto negli ultimi anni l'infrastruttura spaziale si è fusa con l'infrastruttura di internet, creando un volano di crescita molto potente. L'ultimo segmento riguarda la tematica geopolitica e di nuove ambizioni nell'esplorazione spaziale, però di cui magari parleremo nelle fasi successive dell'evento. Per quanto riguarda le start-up spaziali nello specifico, la cosa interessante è che l'Italia ha un retroterra interessante, cioè il nostro paese ha una storia economica di industria spaziale molto rilevante, è presente in alcuni elementi importanti della catena del valore, vengono prodotti moduli pressurizzati, anche razzi nel nostro paese, e ci sono anche alcune start-up che sono cresciute nel corso del tempo, come nel caso di D-Orbit, ma ne possiamo citare altre come Leaf Space, Aiko e molte altre, che stanno creando un tessuto che potrà portare a risultati molto importanti nel futuro e già li ha fatti in parte nel passato. Quindi con questo diciamo, ho dato una visione del presente, felice poi di parlare anche bene, sì, abbiamo già qualche spunto su cui poi cercare di andare più oltre. Mariangela Deiana, io conosco D-Orbit un po' di tempo fa, quando è entrata nel settore aerospaziale con l'idea di lavorare sul deorbiting dei satelliti, però adesso fate tantissime altre cose, siete diventata una realtà di livello internazionale. Allora, ci vuoi raccontare un attimo questo sviluppo impetuoso che ha avuto la vostra realtà negli ultimi anni? Certo, sì. Allora, D-Orbit nasce come una startup fondata nel 2011 da Luca Rossettini, con questa intuizione che il mercato dei piccoli satelliti
sarebbe senz'altro cresciuto e avrebbe subito un'esplosione negli anni successivi. All'epoca invece ancora non era visto con questa attenzione, anzi c'era grande scetticismo rispetto a questo segmento, per cui torna in Italia, decide di fondare questa startup che inizialmente investe molto sul il problema dei debris e i dispositivi di decommissioning. Nel tempo poi ci siamo spostati moltissimo e ad oggi l'attività principale è la logistica spaziale. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo lanciato 3 piattaforme in orbita e quindi è sempre più orientato su questo e sull'attenzione a quanto sia importante la logistica nello spazio. Diciamo che la New Space Economy ha cambiato radicalmente, cioè in questo momento sta vivendo un periodo di transizione, passando da un settore di nicchia, diciamo appannaggio delle istituzioni e prevalentemente e quasi esclusivamente direi finanziato dalle istituzioni, a un settore altamente trasversale che offre delle opportunità per tutti i settori commerciali e che rappresenterà sempre di più un settore abilitante per tutte le tecnologie. Aziende, quindi questa è una sfida enorme, questa sfida offre opportunità grandissime a tutte le aziende, in particolare aziende come la nostra che hanno una struttura snella che permette anche di investire e di rischiare e lanciarsi modelli di business innovativi. E rispetto magari ad aziende più consolidate o che hanno o aziende più grandi. E oggi quindi è importante, a mio avviso, investire e essere presenti e cogliere questa sfida, perché le aziende che riusciranno a cogliere questa sfida saranno quelle che rimarranno e saranno sempre più competitive nel mercato internazionale e globale e sono quelle che poi potranno fornire dei servizi e dei prodotti a tantissime aziende del futuro. Questa sfida va accolta in modo sostenibile, in modo inclusivo, perché è anche un settore altamente attraente per i giovani e per tantissime, diciamo per tutte le diversità declinate in tutti i modi. La sfida, secondo me, oggi più importante è rendere questo altamente sostenibile, appunto, e far sì che tutte le imprese possano in qualche modo essere presenti e partecipare a questo settore che garantisce grandissime opportunità di sviluppo e di crescita. Allora, non abbiamo citato, ma appunto mi è venuto lo spunto perché ne stavamo parlando adesso, un aspetto fondamentale per capire la New Space Economy, di cosa si tratta, cioè il crollo che ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, il costo di accesso allo spazio. Ora, senza neanche tirare in ballo lo Space Shuttle che aveva dei costi insostenibili, per questo poi fu tolto di mezzo, parliamo di circa $50,000 a chilogrammo per l'accesso all'orbita. Oggi abbiamo, diciamo, i grandi player, l'Ariane europeo, la Soyuz, sono su costi intorno ai $5,000 per chilogrammo, su per giù, però abbiamo dei nuovissimi player che adesso sono in grado di offrire lo stesso servizio a costi meno della metà e l'obiettivo è quello di ridurre di un fattore 10. Questi numeri, con la tecnologia del riutilizzo dei vettori, che è una novità assoluta che abbiamo ottenuto soltanto negli ultimi anni, ci sono riusciti SpaceX, ci sono riusciti Blue Origin in America e altri. È una novità assoluta perché adesso la parte che prima sembrava non riciclabile, tra virgolette, cioè il lanciatore che porta il primo stadio di lanciatore che porta i satelliti e non solo nello spazio, può essere riutilizzata numerose volte. Ecco, questo significa che noi possiamo lanciare nello spazio tantissime cose rispetto a prima, perché costa di meno. Ecco, e su questo, perché ci ha raggiunto adesso Luigi Pasquali di Telespazio, che saluto, buon pomeriggio Luigi Pasquali, vorremmo parlare anche con lei appunto di come Telespazio, questa realtà storica italiana, oggi parte di Leonardo, il grande
gigante della tecnologia industriale italiana, sta reagendo alla grande frontiera della New Space Economy, questa frontiera appunto data dall'abbattimento dei costi di accesso allo spazio e non solo. Come state evolvendo, vi state trasformando sotto la spinta di questi trend? Innanzitutto, buon pomeriggio a tutti, ovviamente grazie per il vostro invito. Ma dunque, scusate, sono arrivato proprio da pochi minuti, però ho seguito gli ultimi passaggi del contributo di Mariana Angela Deiana, che saluto insieme agli altri colleghi che sono presenti in questo panel. Effettivamente questo tema della space economy è un tema che oggi sicuramente tiene alta l'attenzione in tanti settori, per tanti elementi, in particolare. Io credo che, almeno dal nostro angolo di vista, perché dico dal nostro angolo di vista? Perché Telespazio è una società, come sapete, che è particolarmente concentrata, focalizzata sul cosiddetto downstream, quindi sulla capacità di utilizzare i sistemi spaziali per lo sviluppo di specifiche applicazioni e servizi che rispondono a una serie di esigenze. Allora, da questa angolatura, la space economy in effetti nasce da un cambio di paradigma evidente ormai, che per un po' di anni forse è stato anche un po' sottovalutato, magari annunciato, dichiarato, ma poi fondamentalmente un po' sottovalutato, nel senso che lo sviluppo dell'industria spaziale, in senso generale del settore spaziale, è stato per diversi decenni guidato da una spinta tecnologica che ha avuto sicuramente grandi meriti, perché ha portato a maturazione competenze industriali distintive che abbiamo in Europa, in tutti i grandi paesi europei, ovviamente con la piena inclusione del nostro paese, dell'Italia, ed è sicuramente un qualcosa che ci ha anche consentito di portare e di mettere in orbita sistemi con prestazioni importanti, significative in diversi segmenti. Il cambio di paradigma viene dal momento in cui si è cominciato concretamente a vedere invece il mondo un po' girato. Piuttosto che la spinta tecnologica, c'è stata una spinta dettata dalle esigenze dei mercati, quella che chiamiamo user needs. È chiaro che questo cambia sostanzialmente poi il bilancio economico degli investimenti, nel senso che è evidente che far crescere l'applicazione, i servizi e quindi favorire diciamo, lo sfruttamento dei sistemi che vengono posti in orbita, evidentemente apre a un concetto di abilitazione economica. Ed è la ragione per cui è possibile immaginare oggi anche per la realizzazione dei sistemi spaziali l'investimento dei privati. Perché effettivamente esiste un percorso di ritorno economico dell'investimento, perché effettivamente un sistema spaziale oggi più che prima può consentire uno sviluppo economico. Quindi di fatto la space economy poggia su questo, cioè poggia sul fatto che il technology push fondamentalmente rispondeva a delle esigenze prevalentemente istituzionali. Il market driven, lo user needs, apre ad una capacità, una leva positiva che consente un'abilitazione economica, e quindi il downstream diventa, ed è il nostro focus ovviamente, diventa un ambito che risponde a esigenze, sì certo, delle istituzioni, ma anche e soprattutto delle imprese e anche dei cittadini. Quindi una società come Telespazio, che è una società, come sapete, presente in tanti paesi, siamo presenti in 9 paesi, 7 europei e 2 della Latinoamerica, comunque con un approccio commerciale per alcune applicazioni specifiche anche con un taglio globale, oggettivamente oggi la space economy caratterizza una grande opportunità, perché finalmente si apre, c'è sempre maggiore possibilità e capacità di
sviluppare servizi space-based che possono migliorare la vita delle persone e che quindi possono consentire una leva di sviluppo, appunto, che chiamiamo space economy. Allora noi ci stiamo concentrando su quello, gli ambiti sono tanti, cioè rapidamente, ma insomma non entro nei dettagli, però sapete bene che c'è tutta la parte della cosiddetta geoinformation, che di fatto è l'utilizzo prevalentemente dei satelliti per l'osservazione della Terra, che rispondono a tutta una serie di cosiddetti mercati verticali, cioè rispondono a delle esigenze perché ci permettono di integrare delle informazioni, estrarre delle informazioni che possono essere preziose per diverse applicazioni, per cui parliamo di difesa di intelligence, di sicurezza, di gestione delle emergenze, ma anche di agricoltura, di impatti del climate change, di quanto accade sul mare, di quanto accade nelle terre più remote e soprattutto anche altre cose più specifiche, possono essere per esempio la misura della stabilità delle infrastrutture o altro. Questo chiaramente, tra l'altro, è un settore, un segmento che si interseca prepotentemente con tutto lo sviluppo delle tecnologie digitali, per cui è evidente che su queste applicazioni non solo siamo nelle condizioni oggi di introdurre data analytics, architetture cloud, elaborazione di big data, che sono diventate ormai, forse 2 o 3 anni fa le annunciavamo, ma ormai sono diventate un po' ordinarie, cioè normali, diciamo, nella quotidianità di questo tipo di impieghi e di servizi, ma soprattutto possiamo introdurre algoritmi di intelligenza artificiale che possono di fatto permettere un passo avanti, perché permettono di automatizzare l'analisi delle informazioni estratte e successivamente quindi l'azione conseguente a questo. E questo poi a questo si associa, sempre nel settore del downstream, un grande sviluppo che il satellite ha avuto come ruolo nelle satellite communications per l'accesso a banda larga, perché il costo unitario del singolo accesso, essendo molto ampia la capacità che porta un satellite, è diventato paragonabile a quello terrestre e quindi può entrare a rispondere alle esigenze del digital divide, inteso come l'ambito in cui con una realizzazione semplice, non così complessa come infrastrutturare le reti terrestri, può rispondere a delle esigenze che abbiamo visto nei momenti più cupi della pandemia, come questo è stato possibile a supporto delle varie tematiche collegate a questo. E infine cito, ad integrazione di quello che appunto è questo logico del downstream, l'importante contributo che comincia a dare ai sistemi satellitari il mondo dei droni. Droni che a loro volta sono parenti dei sistemi satellitari perché sono guidati, soprattutto quando operano in situazioni per cui vanno ben oltre la linea dell'orizzonte, non solo ottico ma anche radio, e quindi devono essere guidati dai satelliti, ma soprattutto si interfacciano con i satelliti perché possono trasportare altri sensori che fanno delle analisi di maggiore precisione, per non parlare di tutto lo sviluppo del business che è consentito dal delivery con i droni. Abbiamo fatto per esempio una sperimentazione quest'anno per trasportare materiale biologico fra 2 sedi dell'ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Roma, che effettivamente è una risposta ad una esigenza che poi progressivamente chiaramente deve vincere delle problematiche normative, eccetera, soprattutto in area urbana, ma sicuramente è una tendenza molto importante. Ecco, questi sono un po' i trend, poi chiaramente ci sono un po' di dettagli, ma forse non abbiamo tempo di approfondire. No, ma ci torniamo assolutamente, perché effettivamente poi siamo al Festival del Futuro, quindi vogliamo anche appunto capire i grandi trend. Allora, Rino Russo, che peraltro sei appena tornato da Dubai, quindi hai visto anche lì le tendenze più avanzate del settore aerospaziale a livello mondiale, tu lavori anche per il distretto aerospaziale della Campania e peraltro prima appunto Luigi Pasquale ci citava la questione dei droni e tu stai anche seguendo molto la questione della urban air mobility, che è un settore forse non proprio spaziale ma è il primo segmento, cioè i cosiddetti aerotaxi, da cui poi si
spazia fino al turismo spaziale, quindi avere poi veicoli che siano in grado di fare da un lato il turismo spaziale point to point, quello che ci permette di arrivare per esempio da Roma a Tokyo o da Roma a New York in pochissimo tempo, molto inferiore a quello del Concorde grazie alle orbite paraboliche, e poi arrivare invece, mandare persone comuni, diciamo al momento non lo sono perché abbiamo mandato gente miliardaria, ma mandare persone comuni in orbita. Questo è un settore che tu sia con Center for Near Space sia con le altre attività stai seguendo, quindi se magari ci vuoi raccontare qualcosa sì. Su questo ambito. Sì, grazie, ringrazio per l'invito e saluto tutti quanti ovviamente. Lasciami dire solo una cosa, Roberto, il Center for Near Space, inquadriamolo un istante, è il centro di competenza spazio, se hai capito, dell'Italian Institute for the Future, e quindi noi ci occupiamo sostanzialmente di studi di anticipazione, quindi misuriamo, tra virgolette, gli elementi di oggi, gli elementi tecnologici, elementi economici, elementi sociologici, eccetera, e proiettiamo, appunto, cerchiamo di capire come potrà essere il futuro, guardando, appunto, proiettando questi elementi al di là della tipica visione che si ha ovviamente nel mondo, diciamo così, industriale, eccetera. Quindi guardiamo un po' oltre, per i motivi che dirò tra un istante. Stanno partendo queste slide, però vorrei prima rispondere alle osservazioni che diceva appunto Roberto. Sì, innanzitutto space economy, vale la pena spendere un minuto per dire che cosa oggi intendiamo per space economy. Si intende il giro d'affari, se volete dirla in questi termini qui, il giro d'affari che viene creato annualmente da tutte le attività spaziali, che appunto, come già stato detto da chi mi ha preceduto, fino a qualche tempo fa erano 100% appunto investimenti pubblici. Oggi, da qualche tempo, comincia a girare anche la macchina privata. Siamo in effetti all'inizio, molto probabilmente siamo all'inizio di un ciclo, uno di quei grandi cicli storici dell'umanità, tecnologici ovviamente, che appunto potremmo identificare come appunto l'era dell'industria o dell'impresa spaziale più in generale. Impresa non intesa come l'impresa dal primo sbarco sulla Luna, ma intesa appunto come impresa, imprenditorialità spaziale. Bene, questa economia, quello che sta succedendo su questa parte dell'economia, su questa space economy, è molto importante perché siamo un po' tutti quanti certi che molto presto, nei prossimissimi anni, questa cosa esploderà, nel senso che si svilupperà, come appunto già abbiamo sentito prima, si svilupperà molto, molto fortemente, con un contributo dei privati molto, molto importante. E questa è una fase importante, chiedo scusa se ripeto un'altra volta importante, ma è un momento particolare perché appunto siamo chiamati, se volete, siamo chiamati a dare il nostro contributo, perché poi chi oggi riesce a salire a bordo di questa nave che sta partendo molto velocemente resterà appunto a guidarla, se volete, e chi non riuscirà a salire adesso non potrà che salire a bordo, diciamo, nelle carrozze di coda, se ci riuscirà. Quindi sono momenti appunto particolari, molto interessanti. E quello che diceva Roberto dell'accesso allo spazio, i voli suborbitali, abbiamo sentito nelle scorse settimane, negli scorsi pochi mesi, i più ricchi della Terra, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, che hanno ottenuto importantissimi risultati. Tutti e tre, ricordiamoci, lavorano da 20 anni in questa direzione, non da 2 anni, da 20 anni. Quindi sono 20 anni che rincorrono questo obiettivo, quindi non è una cosa di ieri. E siamo tutti certi che loro saranno soltanto i primi tre, ce ne saranno ovviamente tantissimi altri. Il discorso anche della, sempre per richiamare quello che diceva Roberto, il discorso della urban mobility è una cosa molto più terra-terra, nel senso che è più vicino a noi, stiamo parlando appunto di spostamenti, di rivoluzionare il trasporto anche urbano, cercando di realizzare, e oggi tecnologicamente è assolutamente fattibile, ci sono già tante dimostrazioni e prototipi operanti, dicevo, realizzare ciò che da tanti anni vediamo in tanti film di fantascienza, quindi le autovetture che non viaggiano soltanto sulle strade, ma anche a una certa quota, quindi utilizzare lo spazio 3D e non semplicemente il 2D sulla Terra.
Ma tutto questo percorso qua, che sembra essere parecchio distinto l'uno dall'altro, ogni elemento sembra essere molto distante l'uno dall'altro, in effetti sono figli di un'unica logica, un'unica logica che ci può portare anche a appunto questa che vedete sullo schermo, cioè la città cisternare, la prima città fuori dalla nostra madre terra. Noi del Center for Near Space, con gli studi di anticipazione che dicevamo, ipotizziamo, come peraltro fanno anche altre entità in giro per il mondo, ipotizziamo che entro la fine di questo secolo, ci sarà una vera e propria città tra l'orbita bassa terrestre, l'orbita lunare, i punti lagrangiani e la stessa superficie della Luna. Una città di 1000 persone, ordine di grandezza 1000 persone. Roberto, io non so se c'è tempo, posso andare direttamente con allora, questa forse, presentazione. Però questo o meno. Lo possiamo vedere tra un attimo. Va non bene, so se okay, d'accordo, perfetto, questo certo. Ci fanno fare un viaggio troppo avanti nel futuro. Okay. Uno, questo lo possiamo fare tra un attimo. Io vorrei chiudere un attimo con te sulla questione turismo spaziale, perché con sia con Center for Near Space, ma non soltanto, anche con la Federico l'Università Federico II, sei uno dei promotori di un possibile veicolo di turismo spaziale, di accesso privato allo spazio, i plane, magari se ce ne puoi dare qualche idea. Sì, il discorso di fondo è questo, la tecnologia si è evoluta moltissimo, ovviamente, abbiamo imparato tantissime cose. Quando 20 anni fa, più di 20 anni fa, anche l'Italia lavorava pesantemente in ambito europeo a studiare le tecnologie per il rientro da orbita, le famose mattonelle dello scudo termico dello Space Shuttle che venivano appunto viste, inquadrate, revisionate e diciamo studiate con lo scopo di ottenere, progettare e realizzare scudi di carattere diverso. Ma per quel tipo di obiettivo. Ecco, rispetto a quell'epoca abbiamo fatto salti quantici molto importanti, salti evolutivi molto importanti. Oggi la tecnologia disponibile è molto, molto superiore a quella che avevamo a quel tempo. Allora, semplicemente, il volo che ha fatto Richard Branson con Virgin Galactic sembra una cosa fantasmagorica, lo è certamente perché ha avuto un coraggio enorme per andare in quella direzione, tecnologicamente è una cosa abbastanza molto fattibile e tecnologia abbastanza disponibile in molte parti della Terra, insomma, anche, e ovviamente anche in Europa, anche in Italia. Noi da tempo, da circa 7-8 anni, abbiamo studiato un velivolo singolo stadio. Il Virgin Galactic è fatto di due componenti, un aereo madre e poi il vero spazio plano, quello che parte da una certa quota, si sgancia all'aereo madre, accende il razzo e va appunto fino a 100 km facendo un volo suborbitale. Appunto, noi invece abbiamo dimensionato un velivolo che parte da terra da un aeroporto ordinario, tra l'altro anche necessita di una pista piccola, quindi possono essere anche aeroporti, diciamo così, secondari, non per forza gli hub. Questo velivolo può arrivare fino a 100 km di quota, come appunto fa Richard Branson, ma allo stesso tempo può fare anche un altro tipo di missione, può volare in crociera orizzontale ovviamente a 30 km di quota, 4,5 volte la velocità del suono, e quindi colmare, realizzare missioni, trasferimenti tra per esempio l'Italia e gli Stati Uniti in meno di 2 ore. E questo velivolo appunto lo stiamo studiando, stiamo cercando di approfondire le cose. Chiaramente ci sarà bisogno di grossi investimenti per poter realizzare un velivolo del genere. Abbiamo anche fatto degli studi di business plan al riguardo, ed è un velivolo della classe business, cioè significa piccolo, per 6 passeggeri soltanto. E l'analisi di mercato e il business case conseguente dice che effettivamente sta in piedi su un life cycle di 20 anni. L'abbiamo presentato in giro per il mondo e ci risulta essere l'unico esempio per il quale il business case parla di un break-even point adeguatamente posizionato più o meno attorno all'undicesimo anno rispetto ai 20 anni di life cycle.
Ottimo, poi torniamo appunto su questa visione della città cislunare, però appunto cerchiamo adesso di andare un pochino già più nel futuro, perché Veronica Moronese si occupa di diritto spaziale, diritto spaziale che è un diritto vecchio, nel senso che è stato introdotto tra gli anni 50 e 60, quando eravamo agli albori dell'era spaziale, a volte addirittura prima che l'uomo sbarcasse sulla Luna, e che ora è sottoposto poi a delle modifiche sostanziali, in realtà, come sempre succede di solito nell'ambito del diritto, anche un po' in ritardo rispetto alle novità, per esempio i nuovi accordi Artemis che sono stati fatti dagli Stati Uniti mettono in discussione l'idea che per esempio la Luna e gli altri corpi celesti non possano essere utilizzati a scopo economico, e questo sta aprendo la frontiera, una sorta di nuova corsa all'oro in qualche modo, cioè i grandi attori pubblici e privati si stanno predisponendo all'utilizzo delle risorse nello spazio. Ecco, in che modo con il diritto spaziale dovremmo cercare di adeguarci a questa situazione, o magari non adeguarci, ma cercare di gestirla, di regolarla, di guidarla per evitare che diventi poi una liberalizzazione selvaggia, la stessa situazione che vediamo sulla Terra anche nello spazio? Bene, ti ringrazio per questa domanda, ringrazio voi tutti di essere qui, grazie per l'invito. Invito di cui sono particolarmente felice, perché al contrario dei miei colleghi qui presenti, io sono partita da Povegliano, quindi sono di Verona, e sono felice che nella mia città si parli di New Space Economy. E proprio come hai detto tu, spesso mi viene detto che il diritto dello spazio è un qualcosa che riguarda il futuro. In realtà gran parte del diritto dello spazio è ubicato nel nostro passato. Al momento l'unico vero trattato che parla di diritto dello spazio, l'Outer Space Treaty, ha più di 50 anni e non è stato sostanzialmente mai revisionato, quindi stiamo parlando di una disciplina vecchia che è stata posta in essere quando non soltanto non erano cominciate le attività che ora sono comuni nell'orbita terrestre e nello spazio, ma non erano neanche state immaginate. Quindi si parlava di un'epoca in cui c'erano i primi lanci, l'uomo doveva ancora arrivare sulla Luna. E pertanto tantissime attività che oggi sono comuni in realtà non sono ben regolamentate. Questo non provocava grandissimi problemi finché non sono entrati nella space economy davvero da protagonisti privati e finché non è stata possibile l'ingresso di tante nazioni, oltre alle nazioni storicamente più competitive, nel settore dello spazio. Dal momento che c'è stata questa liberalizzazione dell'orbita, questa liberalizzazione delle attività nello spazio, si è creata appunto la possibilità di avere più attività gestite da più enti, companies, insomma, da più soggetti, e sono aumentate anche le possibilità di avere un ritorno economico da ciò che c'è nello spazio. Ora, alla lettera del Trattato dello Spazio Extraatmosferico, tecnicamente tutto ciò che è nello spazio non può essere oggetto di appropriazione da parte degli Stati. Di conseguenza, tecnicamente, di tutto ciò che c'è nello spazio non si può fare economia. Chiaramente, le nazioni più principalmente attive nel settore dello spazio ne hanno ben da dire su questo argomento, dal momento che ad esempio gli Stati Uniti nel 2015 autonomamente hanno emanato un atto per cui i soggetti di diritto statunitense, ovvero tutti i privati statunitensi, possono, e questo l'hanno deciso in autonomia, fare economia nello spazio e avere un ritorno economico di ciò che trovano o che costruiscono o che insomma sfruttano nello spazio. Come possono fare questo se in realtà la legge ci dice che non si potrebbe fare? E questo è appunto quello che dicevamo prima, il problema è che è un trattato vecchio, è un trattato che non è mai stato in realtà aggiornato a quelle che erano le novità e le nuove frontiere, e quindi in questo momento noi stiamo andando a macchia di leopardo in un settore che nel futuro ci porterà tantissimi posti di lavoro, tantissima economia, e cambierà radicalmente il modo in cui noi esseri umani sulla Terra concepiamo il nostro mercato internazionale, ma anche le relazioni internazionali. Prendiamo ad esempio, non voglio andare troppo nel futuro, ma parliamo magari di qualche insediamento nello spazio, anche le prime comunità nello spazio, per esempio la nostra stazione spaziale internazionale, effettivamente è un avamposto umano nello spazio in cui c'è una piccola comunità. Si tratta comunque di una comunità in cui del personale altamente addestrato convive per un periodo di tempo relativamente breve. In questo caso si può avere
una gerarchia di tipo militare che coordina quella che è la vita quotidiana degli astronauti, dei cosmonauti che sono a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ma se noi cominciamo a mandare dei civili nello spazio, poniamo i primi turisti, quali saranno le regole che dovranno sottostare all'invio di turisti nello spazio, quali le assicurazioni, quali le varie normative anche nel caso magari di qualche danneggiamento o qualche danno che possono subire fisicamente coloro che non sono tecnicamente astronauti. Ecco, questa è tutta una serie di domande un po' più proiettata verso il futuro rispetto a quella che è la situazione attuale, ma se noi poniamo come situazione attuale il punto di partenza, Jeff Bezos, Elon Musk stanno partendo verso lo spazio, si parla di pochi anni, la Stazione Spaziale Internazionale nel 2024, si parla magari di qualche anno in più, verrà dismessa e saranno create nello spazio tante stazioni spaziali, si spera, private, gestite da privati e con finalità private. Una delle società con cui io collaboro, Think Orbital, si sta proprio proponendo di costruire una stazione spaziale privata in orbita da utilizzare sia come attività turistica ma anche come laboratorio di ricerca, ovvero la possibilità di mandare in orbita tutte quelle attività di ricerca medica che magari sulla Terra sono un pochino pericolose. Ecco, questo magari è anche un frutto della pandemia, di ciò che può comportare tutto quello che è il divenire sulla Terra e riflettersi anche nello spazio. E soltanto un altro punto sul rapporto del diritto dello spazio con la space economy. Noi parliamo di space economy generalmente come diretto investimento che ci porta un beneficio qui a terra, ma all'interno della space economy non bisogna dimenticare che anche il diritto ha un ruolo fondamentale, dal momento in cui la costruzione di nuove regole che ci permettono effettivamente di avere una normativa comprensiva che ci permette di affrontare tutte quelle attività nello spazio. Parliamo dello space mining, magari la possibilità di prendere delle risorse nello spazio e farne economia senza che ciò vada a far confliggere una nazione con l'altra e avere quindi un quadro armonico, o anche la costruzione di insediamenti nello spazio. Ecco, tutte queste attività danno modo, o dovrebbero dar modo, ai fori competenti, ovvero le Nazioni Unite, di creare un momento di dibattito tra le nazioni e non soltanto di scontro, come purtroppo abbiamo visto molto recentemente con il test satellitare e missilistico che ha fatto la Russia, che ha creato un pochino di problemi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E questo momento di incontro può essere un altro tipo di beneficio sulla Terra, dal momento che avendo una serie di regole condivise e occasione di condividere determinate regole, si può davvero creare una maggiore interconnessione anche a livello internazionale per poter creare più occasioni a livello internazionale, ma anche un giorno interplanetario, ovvero tra la Terra e i futuri insediamenti nello spazio, per poter avere delle regole condivise e gestirle insieme al meglio. Tu hai citato una cosa interessantissima di cui si parla negli ultimi mesi, appunto le stazioni spaziali commerciali. Ci stanno lavorando in tanti, c'è questo progetto che si chiama Orbital Reef di Blue Origin, ma anche di Boeing, e poi c'è Starlab, un altro progetto del genere. Poi c'è l'idea di trasformare la Stazione Spaziale Internazionale in una stazione commerciale, che non significa semplicemente turismo spaziale, cioè non diventeranno semplicemente gli alberghi, ma saranno a disposizione di tutte le industrie che vorranno fare ricerca, prototipazione in condizioni di microgravità. Quindi questo è veramente qualcosa di completamente inedito rispetto all'economia spaziale del presente. Ora cerchiamo appunto di fare un esercizio di immaginazione dei prossimi 20 anni, e lo chiedo innanzitutto a Raffaele Mauro, perché fare investimenti nello spazio non è come fare investimenti, come spesso succede a brevissimo termine, nel classico anche modello, diciamo, di finanza, non solo italiana. Significa avere anche una certa visione del futuro. Voi investite, immagino, in realtà che probabilmente produrranno guadagni tra 10 o 20 anni. Ecco, su che cosa
bisognerebbe, su che cosa magari, senza che ci riveli chissà quale segreto, ma su che cosa state investendo e su che cosa bisognerebbe investire? Sì, allora innanzitutto specifico, noi ci occupiamo di capitale di rischio, quindi non investiamo su imprese che sono diciamo in fase avanzata del ciclo di vita, ma in fase, imprese che sono nella fase iniziale del ciclo di vita, nel momento di massimo rischio ma anche massimo potenziale, quindi quasi tutte imprese ovviamente tecnologiche. La logica del capitale di rischio è che tu sostanzialmente hai una società che ha un valore X, diciamo come se fosse una torta, compri una fetta di questa torta e fai in modo, o speri, che quella sta torta cresca di dimensioni nel futuro a una valutazione maggiore e quindi proporzionalmente anche la fetta che tu hai crescerà proporzionalmente. Quindi facciamo un esempio: se investiamo 2 milioni di euro e valutiamo un'azienda a 10 milioni, la nostra aspettativa è che questa diventerà tra X anni 100 milioni di euro di valore, quindi la nostra fetta proporzionalmente crescerà e quindi ci sarà un profitto. Bene, la cosa interessante è che nella space economy si sta verificando un incremento molto importante delle valutazioni medie delle imprese. Il picco è ovviamente quello di SpaceX, che oggi vale 100 miliardi di dollari, ma ormai sono presenti diversi cosiddetti unicorns, cioè società private che hanno raggiunto una valutazione di almeno un miliardo di dollari. E questo trend è in continua crescita e anche a fronte di alcune, potremmo dire, bolle o forme di surriscaldamento del mercato, c'è una tendenza molto profonda di rilevanza sempre maggiore delle imprese e della space economy per l'economia in generale. Questo si vede quando in particolare guardiamo anche i mercati di acquisizione di queste imprese, perché noi per monetizzare un investimento tra 5 e 10 anni dobbiamo fare in modo che ci siano delle exit, cioè che queste imprese vadano o a quotarsi in borsa o a essere acquisite da altri soggetti industriali. Bene, il fenomeno interessante degli ultimi anni è che quelle che sono le imprese oggi di maggiore capitalizzazione in borsa, quindi Amazon, Google, Facebook e così via, stanno comprando imprese legate allo spazio. Quindi si è creato un nuovo mercato di exit, un nuovo mercato di acquisizioni nel settore che oggi è centrale per l'economia della conoscenza e per le economie sviluppate, cioè l'economia di internet. Questo perché? Perché le tecnologie satellitari servono ovviamente per le mappe, per il posizionamento, quindi per tutte le app che ne utilizziamo ogni giorno, servono per l'accesso a internet, sempre di più sentirete parlare di Starlink e dei nuovi metodi con cui accedere a internet in zone remote, ma in realtà anche può essere conveniente in altre aree, e tante altre cose che stanno avvenendo. Quindi tutte le imprese della digital economy stanno investendo, sia acquisendo aziende, sia con loro progetti indipendenti. Questo è un fattore veramente molto importante. Per quanto riguarda l'Italia, allora quello che noi stiamo facendo come fondo è, dopo aver investito 8,1 milioni di euro nel primo anno di attività, noi siamo nati nel luglio 2020, nei prossimi 9 anni, tendenzialmente un fondo ha una vita di 10 anni, e in particolare nei prossimi 5 anni investiremo il resto del capitale in tante imprese presenti sul territorio. Tendenzialmente i settori che stiamo guardando sono, in termini di macro segmenti, sono tre, cioè il cosiddetto upstream, il downstream e la filiera. Questo gergo tecnico cosa significa? Upstream è ciò che, come dice il nome, va in orbita, e quindi tecnologie di lancio, razzi, hardware spaziale. Poi il downstream è tutto ciò che riguarda le applicazioni a terra e i dati e il loro utilizzo, il modo di processarli, il modo di renderli utili per applicazioni a terra. E poi la catena del valore, cioè tutte quelle imprese che fanno in modo da abilitare l'economia dello spazio. Faccio un esempio concreto per dare un'idea: il nostro penultimo investimento è stato in Caracol, che è una società che si trova vicino Lomazzo, vicino Como, e loro cosa fanno? Hanno ingegnerizzato dei bracci robotici per fare manifattura additiva di componenti di grandi dimensioni, componenti di alta performance, che poi vendono a industrie aerospaziali, ma anche all'automotive di alta gamma e al settore nautico. Bene, di questi casi ne possiamo trovare tanti, anche tenendo conto di quello che è il retroterra di competenze che esiste in Italia. Quindi da questo punto di vista nei prossimi 10 anni secondo me ne vedremo delle belle. Un altro tema secondo me importante per il futuro è il fatto che lo spazio sta diventando sempre di più non solo un'industria, ma un ambiente in cui altre industrie vanno a operare. Questo è un tema fondamentale, nel senso che ormai spazio è una molteplicità di tecnologie che si stanno ibridando tra di loro, si stanno contaminando, e in cui
tutti i grandi player iniziano a trovare qualche tipo di connessione. E questo lo vediamo sia in termini di applicazioni economiche, sia in termini tecnologici. Faccio qualche esempio. Se parliamo di tecnologia, per esempio il tema della cyber security è fondamentale. Perché? Perché visto che molte delle applicazioni a terra sono abilitate da dati, cioè questi satelliti producono dati nella forma di immagini, di servizi di telecomunicazione e di tecnologie di posizionamento, bene, questi dati devono essere protetti e utilizzati in modo sicuro, e questo crea già un mercato e una connessione tra due mercati importanti come quello della cyber security, che è ancora pure in grande crescita. Un altro esempio, un po' più fantascientifico se vogliamo fare visione, è quello delle tecnologie quantistiche. Le tecnologie quantistiche oggi sono un altro ambito che sta crescendo fortemente, sia per quanto riguarda la sensoristica, ma anche per quanto riguarda la computazione e la crittografia. Bene, tecnologie di crittografia quantistica oggi sono un po' una delle frontiere di ricerca, e c'è una corsa tecnologica importante tra Cina e Stati Uniti, ma anche in cui l'Europa ha un suo ruolo, in cui si stanno producendo dei sistemi molto interessanti per fare questo tipo di lavoro. Se qualcuno vuole fare una ricerca online, per esempio il satellite Micius cinese è stato una milestone importante in questo ambito. Un terzo esempio riguarda l'ibridazione con le tecnologie di intelligenza artificiale e robotica. Cioè, così come noi stiamo oggi automatizzando sempre di più tante industrie a terra, dalle industrie dei trasporti alle tecnologie di processo industriale, bene, nello spazio l'automazione è molto importante. Ci sono società come AICO a Torino, per esempio, che fanno sia automazione delle navigazioni e missioni spaziali, sia aiutano chi utilizza servizi di quel tipo a riconoscere oggetti all'interno delle immagini che sono raccolte dai satelliti, perché appunto questa è una delle applicazioni fondamentali. E anche qui ne vedremo sempre di più, così come accade nei droni e in altri ambiti. Un quarto ed ultimo esempio, per parlare sempre di ricombinazione tecnologica, a mio giudizio riguarda le scienze della vita. Questo è molto importante perché sia per la ricerca biologica e farmaceutica, le condizioni, sia per quanto riguarda le tecnologie mediche propriamente dette, le condizioni di vuoto o quasi vuoto e microgravità presenti nello spazio possono essere molto interessanti. Cioè tu puoi vedere come si sviluppa l'avvolgimento delle proteine o si possono evolvere colture batteriche e tanti altri esperimenti biologici che fatti in orbita possono produrre conoscenze interessanti per applicazioni a terra in ambito medico o farmaceutico. Dal punto di vista invece delle tecnologie mediche propriamente dette, il fatto che noi sempre di più stiamo portando esseri umani in condizioni estreme in orbita, esseri umani tra l'altro sempre più giovani o sempre più anziani, sempre più diversi, prima veniva citato, abbiamo avuto quest'anno un anno di record in termini di numero di persone andate in orbita e della persona più giovane e persona più anziana andata nello spazio. Bene, il fatto di portare queste persone in condizioni estreme si spinge a sviluppare tecnologie di natura ortopedica o di medical imaging che poi possono servire a terra, quindi può creare anche spin-off interessanti. Bene, tutto questo nei prossimi anni si andrà ad accelerare perché lo spazio, ripeto, sta diventando un'infrastruttura e un ambiente profondamente connesso col centro dell'economia, e noi appunto stiamo puntando ad alcuni segmenti che ci sembrano molto interessanti. Imprese che seguono le tematiche di sviluppo dell'agricoltura e irrigazione, imprese che si occupano di monitoraggio del climate change, imprese che fanno servizi in orbita, perché con lo sviluppo di questa infrastruttura orbitale sempre di più serviranno servizi già direttamente nello spazio, imprese che si occupano di sicurezza informatica, imprese che sviluppano nuove tecnologie di lancio a basso costo, perché serve un'infrastruttura anche a terra per portare cose in orbita a costi decrescenti. E ripeto, la cosa interessante è che l'Italia e l'Europa possono giocare un ruolo pur non avendo questa potenza di fuoco finanziaria che esiste in Cina e negli Stati Uniti. Un'ultima nota per chiudere, per dare visioni anche non solo ottimistiche ma anche, diciamo, di complessità. C'è una complessità importante secondo me, che è quella della geopolitica, nel senso che lo spazio è un terreno conteso, che sarà sempre più conteso, in cui, come è successo per il missile antisatellite russo, si sta militarizzando di nuovo in modo importante, e in cui c'è una deglobalizzazione in corso. Prima avevamo una grande stazione spaziale internazionale, ora ne abbiamo
quella internazionale e quella cinese, e in futuro vedremo cosa accadrà, in cui si stanno creando forze militari dedicate, c'è la Space Force americana che ha un budget di 16 miliardi di dollari e che di fatto è diventato uno dei maggiori contractor in questo ambito negli Stati Uniti, e questo tipo di militarizzazione chiaramente può portare chiaramente uno sviluppo tecnologico, ma anche conseguenze non sempre positive. Quindi lo spazio è importante, e l'esito che avrà questo tipo di ambiente dipende anche dalle nostre scelte sociali e politiche. Ecco, questo è un messaggio molto importante, ci ritorneremo tra un attimo. Volevo chiedere a appunto Mariangela Deiana e poi a Luigi Pasquali, voi non siete delle start-up, in realtà forse ancora di Orbit può essere considerato una start-up, ma neanche più. Ecco, in considerazione di tutto quello che Raffaele Mauro ci ha raccontato, voi da qui a 20 anni come vedete, cioè su che cosa andrete a lavorare, a innovare? Allora, dal nostro punto di vista, ripeto, la logistica è la base, sarà la base di tutto, sarà un po' la chiave di questo sviluppo. Oggi dove costruiamo le navi? Le navi le costruiamo vicino al mare. Perché non costruiamo le navi nel deserto? Perché non è conveniente costruirle nel deserto. Noi oggi dove costruiamo i satelliti? A terra. In un futuro li costruiremo in orbita. Perché oggi non li costruiamo in orbita? Perché non c'è l'infrastruttura adatta che renda conveniente, che possa rendere conveniente la costruzione di satelliti in orbita. Ecco, cosa facevano gli antichi romani? Prima costruivano le strade e dopo arrivavano gli insediamenti. Prima si occupavano della logistica e dopo i territori venivano occupati. Questo è quello che riteniamo accadrà nello spazio, è quello che renderà lo spazio sempre più efficiente, sempre più sostenibile anche da un punto di vista economico, perché lo sviluppo senza logistica è più costoso, è meno efficiente, è più difficile e quindi maggiore sarà l'organizzazione e l'investimento nella logistica spaziale, ma più rapido sarà questo sviluppo e la colonizzazione di questo dominio. Prima e adesso aspettiamo con ansia la presentazione di questa città cisnullare di cui ci parlava il dottor Russo, e perché noi torniamo dopo 50 anni con il programma Artemis sulla Luna? Perché con le missioni Apollo non abbiamo costruito un'infrastruttura che permettesse all'epoca il trasporto di oggetti e di persone dalla Terra alla Luna, per cui adesso noi ci ritorniamo con grande sforzo dopo 50 anni. È importante e sarà sempre più importante se vogliamo e puntiamo a colonizzare questo nuovo dominio che è lo spazio, che tutto ciò che riguarda le infrastrutture, tutto ciò che riguarda la logistica venga adeguatamente sviluppato. L'uomo nella sua storia su questo pianeta ha sempre sfruttato le risorse naturali, quindi lo spazio è una risorsa naturale. Abbiamo iniziato prima con la terra, gli allevamenti, poi abbiamo iniziato a sfruttare il mare, poi abbiamo sfruttato l'aria e adesso stiamo sfruttando lo spazio. Quindi adesso abbiamo imparato tante cose, non è più, appunto 100 anni fa non sapevamo che lo sfruttamento delle risorse fossili avrebbe comportato il cambiamento climatico e l'incremento della CO2 nell'aria. Oggi invece conosciamo tante cose, oggi sappiamo cosa provocano i detriti, quindi non è più accettabile un comportamento irresponsabile, hanno citato già prima l'esperimento russo di qualche giorno fa, quello che è accaduto quest'estate con il pezzo della cinese che è stato altamente monitorato perché poteva provocare ingenti danni. Quindi tutte queste cose per dire che noi conosciamo bene adesso quali sono le conseguenze delle nostre scelte e come quindi dobbiamo orientare lo sviluppo di questo dominio che rappresenterà importantissime una risorsa importantissima per l'uomo e per la vita sulla Terra, per cui sta a noi decidere cosa farne. Io diciamo il messaggio che ritengo sia importante passare è il coraggio. Lo spazio è ancora un settore altamente conservativo. Noi sulla Terra o in tanti altri settori della tecnologia non abbiamo difficoltà a rischiare molto in altri settori, ma mi viene in mente per esempio il settore dell'automotive in cui siamo molto più orientati al rischio rispetto a un settore come quello dello spazio, in cui dobbiamo colmare quel gap psicologico
che non ci permette di testare con questa grande rapidità e velocità delle tecnologie in orbita, ma che ancora ci porta ad avere un atteggiamento molto di grande cautela. Quindi queste sono tutte cose che nello spazio che immaginiamo nel futuro, nei prossimi 10-20 anni, sono fondamentali per considerare una crescita che sia sempre più sostenibile, come ho già detto, ma soprattutto che possa essere a beneficio di tutta l'umanità. Grazie, ottimo. Non so se Luigi Pasquali ci sente ancora, ma immagino di sì, perché la stessa domanda vorrei porla a lui per Telespazio, cioè da qui a 20 anni su cosa intendono, senza svelare segreti industriali per carità, su cosa pensano di andare a lavorare. Non so se c'è ancora Luigi Pasquali, perché non lo vedo, nel caso mi fate vedere che non c'è. Intuisco di no. Mi sentite? Sì, sì, non la vediamo. L'audio è scollegato. Oh. Ah, perfetto. Molto bene. Ok, diciamo che gli indirizzi sono stati tracciati, quindi non sto a ripeterli, però la sua domanda si riferisce a 10-20 anni. Ok, 10-20 anni è sicuramente una traiettoria da guardare, il problema è che stiamo già oggi facendo cose che devono contribuire a quello che accadrà almeno fra 10 anni, perché già oggi ci sono delle esigenze molto cogenti. Allora, la prima che cito è, tra l'altro è un tema piuttosto dibattuto in queste settimane, è l'uso delle tecnologie spaziali per supportare le tematiche del climate change. Questa è, o più genericamente, quello che chiamiamo sustainability del pianeta. Questo è sicuramente un elemento fondamentale, è un qualcosa su cui stiamo già lavorando, già abbiamo raggiunto determinati livelli di maturità di alcune applicazioni specifiche. Il problema vero è che le tecnologie oggi, il vantaggio è che oggi le tecnologie ci consentono di fare di più. Di fare di più significa fondamentalmente, giusto per esprimere un concetto, oggi con le tecnologie satellitari è possibile sicuramente supportare la comprensione dei fenomeni, monitorare gli interventi che vengono fatti una volta appunto compresi i fenomeni, e in alcuni casi supportare la gestione di processi e di interventi, incluso anche quello delle emergenze. Quindi vedete, da questi concetti che esprimo, da questi verbi che ho espresso, di fatto manca una componente che invece, sulla quale oggi ci stiamo concentrando, che deve diventare matura rapidamente proprio per intervenire su questo tema nei prossimi anni, che è quello della predizione, che è quella dell'early detection, che è quello della capacità di intervenire prima ancora che i danni vengano causati. E per fare questo ci sono tutta una serie di tecnologie su cui ovviamente ci stiamo concentrando, utilizzando ovviamente i sistemi satellitari, ma non solo. Nelle tecnologie digitali ne cito una, chiaramente il tempo è un po' tiranno, però ne cito una che è sicuramente piuttosto iconica, che è quello del Digital Twin. Il Digital Twin Earth, che peraltro è un progetto su cui anche l'ESA si sta concentrando, ma in senso generale stiamo lavorando sul modello del Digital Twin, cioè di quella capacità di analizzare a terra, in tutto sommato in un ambiente, lasciatemi usare un termine un po' più standard, poi di fatto un ambiente simulato, di osservare, di studiare a terra qual è l'effetto, quale potrebbe essere l'effetto degli interventi che si possono andare ad eseguire. Ecco, questo diventa un arricchimento delle nostre applicazioni, perché può consentire di anticipare il bisogno. E questa è una traiettoria fortissima su cui siamo molto concentrati, stiamo anche investendo in ricerca e sviluppo, anche in componenti di ricerca a basso TRL, perché dobbiamo veramente entrare in cose molto innovative.
E questa è una grande priorità che ci siamo dati anche all'interno del gruppo Leonardo, sviluppando dei laboratori, uno dei quali lo gestiamo in telespazio proprio per l'impiego dell'intelligenza artificiale e per i digital twin, machine learning, eccetera. Dopodiché è stato ampiamente tracciato il tema dell'esplorazione, tra l'altro c'è pending una presentazione di Gennaro Russo sulla città cislunare, quindi sicuramente probabilmente lo sentiremo a brevissimo, ma ecco lì una società come la nostra si deve pure impegnare. Si deve impegnare perché immaginando la Luna come un ambiente che prossimamente sarà un ambiente operativo, cioè dove uomini e mezzi, persone e mezzi saranno impegnate con tutta una serie di finalità, quello del mining, della ricerca delle terre rare, dell'idrogeno, dell'ossigeno per garantire la sostenibilità della vita su quel corpo celeste, eccetera, eccetera. In realtà lì serve qualcosa su cui stiamo lavorando, che sono le infrastrutture di telecomunicazioni, quindi la connettività e il posizionamento. Cioè è evidente che ci sarà bisogno di garantire la costruzione di mappe dettagliate della superficie lunare per consentire quelle operazioni, così come sarà necessario, soprattutto per tutta la robotica che si sviluppa, avere la capacità di controllo da remoto e quindi un posizionamento e una connettività. Quindi stiamo lavorando su questo, siamo in capofila di un consorzio europeo che sta studiando le architetture per consentire l'erogazione di servizi di telecomunicazione e di posizionamento sulla Luna. Lo stiamo facendo per l'ESA. L'ESA a fine del 22 porterà alla ministeriale anche il risultato di questi studi, allo scopo poi di favorire, di attirare l'interesse degli Stati membri eventualmente di investire per la realizzazione di queste infrastrutture. Ecco, quindi l'altra importantissima traiettoria, che si parla di esplorazione, ma noi già stiamo preparando quel terreno utile, terreno non fisico, ma l'ambiente che consenta l'esplorazione, che consenta soprattutto sulla Luna. Allora, per chiudere, la terza traiettoria su cui stiamo lavorando, se ho parlato di sostenibilità intesa di protezione del pianeta anche, di fatto le due facce della stessa medaglia, c'è anche la protezione dello spazio vicino. Peraltro appunto qui nel panel c'è Gennaro Russo, che è l'ego direttore del Center Near Space, quindi chi meglio di lui sa quanto è preziosa quella risorsa, e quindi si applicano tutta una serie di sviluppi che stiamo facendo su quello che è la cosiddetta Space Domain Awareness, quindi la capacità, fermo restando il fatto che sarà aumentata e migliorata la sensoristica, che ci consentirà di monitorare lo spazio più vicino, e questo è soprattutto nelle mani dei governi, però sicuramente il telespazio ha in carico già, e già operiamo, e molto più di quanto non sia noto al pubblico, il fatto che già, non dico quotidianamente, ma sicuramente con una certa frequenza settimanale, operiamo manovre di collision avoidance nei satelliti e nei sistemi che stiamo che operiamo e che ci sono affidati. Ecco, questo è tutto un percorso fondamentale, una suite di applicazioni che, a partire dalla raccolta di una sensoristica dedicata, ci permetta di migliorare e di rafforzare lo space traffic management, lo studio dell'impatto dello space weather, la space intelligence, la space surveillance and tracking, che sono tutti segmenti di protezione dello spazio vicino. Quindi ecco, sempre purtroppo rapidamente, però capite che le traiettorie che abbiamo davanti guardano cose che devono succedere questo decennio, quindi poi il prossimo decennio sicuramente ci sarà un'evoluzione successiva, ma questo decennio è un decennio di passaggio, di transizione, dove tutte queste cose devono essere fatte, salvo il rischio di veramente entrare in situazioni critiche, drammatiche, e quindi la sostenibilità del pianeta, la protezione dello spazio vicino, il supporto all'esplorazione dei corpi celesti a partire dalla Luna sono le nostre traiettorie. Grazie Luigi Pasquali per questi insight molto importanti sul futuro a breve e medio termine. Io vorrei chiudere, abbiamo veramente pochissimo tempo, 8 minuti, però se Rino Russo riesce a darci qualche
sketch di questa città cislunare in 3-4 minuti. So che è un'impresa improba perché ne parlerebbe per un'ora, però non vorrei rubare il tempo al prossimo panel, e così anche con Veronica possiamo commentare anche alcuni aspetti sociopolitici in questi 7 minuti e 50, dopodiché partirà penso un razzo che voi siete abituati, ma Rino, riesci a dirci qualcosina? Devo ovviamente, e lo farò certamente, non c'è problema. La prima cosa che voglio dire subito, ci inquadriamo simbolicamente nell'anno 2069, simbolicamente 100 anni, ci piace dire così, 100 anni dopo il primo passo dell'uomo fuori dalla Terra. Ok? Perché questo? Le slide però non vanno avanti, non riesco a far andare avanti le slide, eccola. No, perché questo? Perché l'espansione dell'umanità nello spazio è già cominciata. Siamo assolutamente agli albori, ma è già cominciata. Questo appunto è lo schema di questa società. Secondo gli studi che abbiamo fatto, a partire dai dati oggi appunto proiettato in quell'epoca, ma diciamo più genericamente entro la fine del secolo, ci sarà è molto probabile e possibile che ci sia una popolazione di circa 1000 abitanti dislocata in una dozzina di quartieri, diciamo così. Se segnala la regia, magari se lo mettono per chi sta in sala anche sì. Sullo schermo, se no lo vediamo solo noi e chi sta online. Sì, adesso non lo vediamo nemmeno più noi. Okay. In ogni caso, continuo il discorso, una dozzina di distretti o di quartieri, ognuno dei quali prevalentemente dedicato ad un'attività. Vedrete, vediamo un po' se riesco ad andare avanti, ecco qua, vedrete che in gran parte c'è una grande parte di attività dedicata all'industria, dedicata a produrre valore, a produrre economia, e questo esattamente per tutto quello che già abbiamo detto e non sto qui a ripeterlo. Tra un istante, se riesco rapidissimamente, andrò anche su qualche schema, qualche dato economico, vedrete poi il perché. La stazione spaziale internazionale che vedete lì è qualche altro strumento che ancora diciamo, di oggi, del presente, rappresentano rispetto a questa città cislunare delle ville di campagna, sono piccoli insediamenti al più o senza uomini a bordo oppure con pochissime persone, quindi delle ville, delle villette. Ecco, noi abbiamo anche studiato, non nell'ottica di fare progettazione, ma nell'ottica di capire che cosa significherà vivere in quegli ambienti. Abbiamo studiato alcuni di questi ambienti, in particolare quello dislocato nel punto L1, il Lagrangiano 1, un punto di equilibrio del sistema Terra-Luna, che è un nodo di interscambio, e un punto invece industriale sulla superficie della Luna. Poi ci arriviamo. Ecco, ci arriviamo subito, eccoli qui. Non entro nel dettaglio, vedete, l'obiettivo nostro, ripeto, non è stato quello di progettare, per questo ci sono entità molto più attrezzate di noi. L'obiettivo è stato di porsi direttamente, fare un salto quantico, un salto logico, porsi direttamente in quell'epoca e dire bene, in quella configurazione di quali saranno le necessità. Molte ovviamente sono quelle che già conosciamo, qualcuna è diversa. Per esempio, noi abbiamo identificato cose che possono sembrare ovvie, ma non lo sono. Abbiamo identificato una certa serie di parametri per quanto riguarda la vivibilità all'interno di questi ambienti. Non dimentichiamo che se 1000 persone devono vivere in questa città, ci devono vivere. La Stazione Spaziale Internazionale di oggi, che è un masterpiece, dicono gli anglosassoni, quindi è meraviglioso, un progetto bellissimo, ma pure non è abitabile. È un laboratorio, non si può vivere, può vivere l'astronauta per 6 mesi perché sta facendo degli esperimenti ed è una persona altamente selezionata, eccetera, eccetera. Non spendo più altre parole. Vado avanti per dire che per far questo ovviamente la città avrà bisogno anche di un sistema di trasporto, di una vera e propria metropolitana se volete, e qui abbiamo fatto degli studi anche qui basato su ampia documentazione di letteratura ripeto, è facile prevedere ed è possibile realizzare due linee circolari, come si dice in italiano, più altre linee diciamo puntuali di quartiere o più o meno di questo genere qua. Le vedete qui. Noi abbiamo anche dato dei numeri a queste cose. Per fare questa operazione qui abbiamo stimato grosso modo una trentina di macchine,
una trentina di macchine dell'ordine capaci di portare 10 persone più 10 tonnellate di cargo. E questo meccanismo, chiaramente una certa serie di queste macchine sono sistematicamente in manutenzione, esattamente come si fa sulla Terra. Questo sistema porterà in un anno terrestre qualcosa come 100.000 persone tra un quartiere e l'altro, compresa la superficie della Terra. Trasporterà qualcosa come 100.000 tonnellate di materiale da una parte all'altra. Perché? Per rifornimenti, per trasporto semplicemente, perché se stiamo parlando di processi industriali, appunto di trasporto di materia prima, stiamo parlando di trasporto di semi lavorati da un punto all'altro dove appunto una nuova fabbrica, un'altra fabbrica può fare il percorso appunto produttivo successivo e cose di questo genere, ivi compreso il trasporto a terra, perché non ci dimentichiamo che sulla Terra c'è l'umanità intera, ovviamente. 1.000 persone sulla Terra sono un paesino, con tutto il rispetto per il paesino, 1.000 persone nello spazio sarà una grande città. Non voglio rubare altro tempo, voglio andare un istante, questo l'ho già detto, quindi lo saltiamo a più pari. Se ci riesco rapidamente, la popolazione è questa, non sto a entrare nei dettagli, 1.000 persone, voglio soltanto sottolineare che appunto una fetta relativamente importante sarà dedicata all'industria, mentre una fetta relativamente piccola o apparentemente piccola sarà continuare ad essere dedicata alla ricerca, qualcosa parente al 16%. E per questo, per i motivi che dicevo prima e per i motivi anche che diciamo adesso, l'economia, questo è il budget hanno previsto per l'anno 2070 a condizione economica attuale. Senza entrare nel dettaglio, stiamo parlando di circa 380 miliardi di euro, dei quali il 90%, la grandissima parte, necessaria per gestire e mantenere le infrastrutture, poi la città stessa, i sistemi di trasporto. Non sono inclusi qui dentro i costi di realizzazione. Per poter coprire questi costi sarà necessario tirar fuori denaro, se volete, quindi valore, da qualche parte. Non è compatibile questo discorso con una situazione parente a quella attuale, in cui tutte le agenzie spaziali del mondo, tutti i governi del mondo messi insieme spendono qualcosa come 80 miliardi all'anno, dico bene, di euro, e chiaramente sarebbero ovviamente troppo pochi. Questa invece, e finisco con questa, è il quadro complessivo degli investimenti e l'evoluzione degli investimenti da oggi fino al 2070. Vedete anche che ci sono riportate alcune delle stime di alcuni altri, la Cina e gli Stati Uniti in particolare, che al più arrivano al 2050, ovviamente, e noi abbiamo appunto proiettato con delle tecniche particolari questi valori in avanti. Parliamo di 60 trilioni, per usare una parola che però è difficile da comprendere, perché ci sono due interpretazioni diverse: il mondo latino e il mondo anglosassone usano due significati diversi di questa cosa, quindi lo diciamo con gergo internazionale, 60 giga euro, che significa 60.000 miliardi di euro. Questa cifra è equivalente al PIL mondiale attuale. Mi fermo qua Vabbè, abbiamo avuto un'autorizzazione, un altro due minuti con cui possiamo chiudere, cioè io chiederei appunto a Veronica Moronese di commentare questo scenario, perché è chiaro che qui non stiamo parlando semplicemente di economia o di tecnologia, ma anche di sfide di tipo politico, di tipo sociale, di tipo giuridico. Ecco, se volessimo proiettarci in questo scenario al 2069, ma anche prima, appunto, come ci ricordava anche Luigi Pasquale, si tratta di lavorarci adesso. Che cosa dovremmo fare? Quali sono le sfide? Abbiamo sentito Raffaele Mauro, anche sfide di tipo militare. Come dobbiamo affrontarle? Bene, ponendoci su un orizzonte temporale che ci porta fino al 2069, innanzitutto, se vogliamo immaginare una presenza umana nello spazio, dobbiamo partire dal punto di partenza di scordarci la parola colonia, perché noi non avremo mai colonie nello spazio. Quelle che avremo nello spazio saranno insediamenti umani e non colonie statunitensi o russe o italiane, perché come dicevo prima è vietato dal trattato sullo spazio che qualsiasi nazione si espanda nello spazio, perché
per definizione lo spazio è di diritto internazionale, quindi sottostà semplicemente al diritto internazionale e non ci sarà mai una colonia nazionale nello spazio. Quando noi avremo degli insediamenti umani nello spazio e quando questi insediamenti funzioneranno da un po', quindi avranno una propria economia, una propria sostenibilità e un proprio ciclo produttivo, dovremo porci nell'ottica di domandarci se effettivamente è sostenibile un'eteronormazione dalla Terra all'insediamento nello spazio. Perché quando queste persone avranno il loro fulcro di interesse nello spazio, quando avranno la loro vita, e qui ci poniamo veramente in un futuro un po' più lontano, nello spazio, il loro centro di interessi, il loro centro lavorativo, difficilmente questi insediamenti accetteranno una normazione che viene da terra, perché io dovrò sottostare a delle regole che vengono emanate non da un altro paese, che già era una delle principali problematiche dell'epoca coloniale qui sulla terra, ma direttamente da un altro pianeta, da qualcuno che non ha nessun tipo di relazione con quella che è la mia vita quotidiana, perché il mio sostrato sociopolitico, governativo, quella che è la vita quotidiana di tutti i giorni deve essere decisa da qualcun altro e soprattutto non è sostenibile che dalla terra venga deciso quello che è la vita quotidiana di queste persone. Parliamo di funzioni di polizia, per esempio, la gestione dei conflitti, la gestione territoriale, quelli che saranno, un po' fa sorridere come espressione, ma dire il sindaco di questa nuova città. In realtà io immagino che tante di queste funzioni saranno demandate anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che può correre in soccorso di quelle che sono le decisioni da prendere in maniera molto rapida in un ambiente prettamente ostile qual è lo spazio, e per tutte le decisioni che possono evitare conflitti o far convergere degli interessi. Quindi lo scenario che io immagino è uno scenario in cui la geopolitica terrestre supporta quella che è la autodefinizione, il potere di autodeterminarsi di quelli che saranno veri e propri popoli. E non mi dilungo su quelle che sono le teorie biologiche che vogliono che tra poche generazioni i futuri coloro che saranno insediati su Marte, non voglio chiamarli marziani, saranno talmente differenti dai terrestri come proprio fisionomia e biologia da non poter più neanche essere considerati umani, e tutto ciò che deriva sul nostro domandarci quanto i diritti umani possano essere estesi e che cosa sia effettivamente un essere umano, perché sarebbe insomma andare troppo oltre. In ultima analisi voglio semplicemente affermare che quando guardiamo verso il futuro dobbiamo farlo come futura umanità, per forza, perché non lo potremo fare come italiani, come russi, come statunitensi o qualsiasi nazione. Quando andremo nello spazio per rimanere dovremo farlo forzatamente come intera umanità, e questo magari forzarci può condurre sì a degli scontri di potere, come sempre, ma anche, ripeto, a delle opportunità di collaborazione che possono essere molto fruttuose. Grazie, beh, un bel messaggio con cui chiudiamo questo ricco panel di questo pomeriggio. Adesso abbiamo altri panel che ci seguiranno, quindi io ringrazio i nostri ospiti, Luigi Pasquali che era online, ringrazio voi per la pazienza e buon proseguimento per il prossimissimo futuro, cioè la prossima ora e mezza. Grazie. Grazie.